Fiorenzo Alfieri, presidente dell'associazione Centro Scienza Onlus. Innanzitutto, Giovedì Scienza si è creato in 30 anni un suo pubblico di affezionati, oramai centinaia di migliaia di persone hanno assistito alle conferenze, ma oggi è anche un Giovedì Scienza 2.0, tanti utenti che lo seguono sul web. Sì, è una specie di miracolo quello che ha fatto Giovedì Scienza. In 30 anni è stato diciamo, sempre puntuale, quasi tutti i giovedì durante il periodo invernale, insomma, durante la stagione delle iniziative culturali, ha riunito tante persone perché è stato utilizzato il Teatro Colosseo e quindi uno dei teatri più grandi di Torino, che ha almeno 1500 posti, e dicevo, tanti cittadini si sono riuniti intorno, innanzitutto per conoscere direttamente i personaggi più famosi della scienza, molti premi Nobel sono stati a Giovedì Scienza e tantissimi altri scienziati, così come avverrà anche quest'anno. Lo scopo di questa iniziativa veramente coraggiosa, soprattutto quando è iniziato, è quello di rendere amiche, non dico facile perché la scienza non è facile e il pubblico non è interessato alle cose facili, alle cose banali, è interessato a qualcosa che sappia agganciarlo, che sappia interessarlo e sappia tirarlo su, fargli fare un salto di qualità. Quando si esce dal Teatro Colosseo si è sempre un po' più cittadini, si è sempre un po' più persone informate, persone sensibili di quando, diciamo, si è entrati. Si è creata una comunità che per fortuna è popolata non soltanto dagli affezionati, che in alcuni casi sono anche ormai persone anziane, ma da tantissimi giovani, e questo mi sembra che sia un segno di grandissima civiltà. Quando si parla di cultura molto spesso ci si riferisce soltanto ad altre cose, pure importantissime, come il teatro, come l'arte, come il cinema, molto spesso dimenticando che alla base di tutto c'è la ricerca scientifica, la ricerca della verità, diciamo, la ricerca del nuovo, con le sue applicazioni tecnologiche che ormai condizionano ogni momento della nostra vita, forse fin troppo, ma proprio per questo motivo bisogna esserne consapevoli. Quindi, diciamo, un servizio più importante di questo, non perché lo faccia Centro Scienza di cui sono presidente, ma credo che sia veramente un fatto vero, un servizio più importante di questo una comunità non lo può dare. In questo caso si tratta, non è tanto, diciamo, l'amministrazione che svolge questa funzione, è un'associazione di cittadini, però sempre sostenuti per esempio dal Comune di Torino fin dal primo giorno, fin dalla prima edizione, e questo mi sembra un altro esempio importante, un'associazione autonoma, libera di cittadini che viene sostenuta dalle istituzioni. Forse Giovedì Scienza non poteva che nascere nella capitale italiana dell'innovazione scientifica e tecnologica, ma ha fatto scuola nel resto d'Italia? Sì, naturalmente c'è un Festival della Scienza a Genova che certamente ha tenuto conto del successo che questo tipo di iniziativa ha avuto nella nostra città. Lì la formula è diversa, non si svolge per molti mesi all'anno, si svolge per 3 o 4 giorni come tutti i festival, d'altra parte circa una settimana mi pare di ricordare, forse qualcosa di più, nella città di Genova, più o meno con lo stesso tipo di formula, tanto pubblico ad incontrare i personaggi, i protagonisti della scienza, che però devono avere una caratteristica, devono essere persone che credono nella divulgazione scientifica, perché con tutto il rispetto per lo scienziato puro è evidente che è difficile poi riuscire a comunicare, mentre invece ci sono dei personaggi, quelli che vengono a Centro Scienze, che hanno consapevolezza. Mi ricordo che Einstein diceva si capisce una cosa quando si sa raccontarlo alla propria nonna, no? E lui ha fatto l'edizione divulgativa della relatività generale, questo per fare un esempio di scienziati che certamente verrebbero, fossero ancora vivi, verrebbero volentieri a Giovedì Scienza per trovarsi di fronte a 1500 persone che sono interessate a quello che loro dicono, come se fosse diciamo un momento veramente di spettacolo, però che fa capire.